pensiero. Per questo non ho voluto un figlio. Per essere libera e poterti privare dell'affetto del tuo. È tuo figlio. Però avrebbe potuto essere mio. Se non mi avessi portato via Guglielmo. Pensa quante cose sono successe in tanti anni senza che sospettassi niente. Eri felice del tuo orgoglio. Non accettavi il fastidio di una sorella illegittima. Ma è stata lei, proprio lei, che ha ricevuto i primi teneri baci di tuo figlio, asciugato le prime lacrime. E adesso lui mi ricambia volendomi testimone e amica. E quel giorno che è amaro solo per te, io sarò al braccio di Guglielmo, al fianco di tuo figlio, e per una volta mi illuderò che sia rimasto sempre mio. Non temere. Non intendo portarti via Guglielmo. Il passato è morto. Guglielmo mi ama. Lo so. Non sono illusa né cieca. Ti ho detto solo che intendo sognare. E questo neanche tu puoi impedirlo. No, tu non hai conquistato mio figlio. D'accordo, e allora dimostra. Sconfiggimi di nuovo. Il giorno che si sposerà, sorridi e rendilo felice. Ingoia il tuo orgoglio, non è difficile, io l'ho sempre fatto. Impara a vivere amando. All'anagrafe non risulta, è vero, ma è mio nipote. Ho un legame di sangue anche con lui. Non ripeto mai. Non devi dire una sola parola su di lui. A nessuno. Il mio silenzio per questa medaglia. Solo questo. Sì, perché i consigli li do gratis. Rinuncia alla tua regalità, che ormai è solo ridicola. Perdona e arrenditi. Abbiamo entrambe molte ragioni per piangere. Ma cosa importano le rivalità adesso, sorella mia? Cosa importano se possiamo donare noi stesse per quel figlio che amiamo? Tu l'hai portato 9 mesi nel tuo grembo. Io lo amavo già da allora. Non è di entrambe. Voglio che tu lo sappia. Non ho mai voluto altro. Ma non ti ho rubato, Guglielmo, per farti del male. Io l'amavo. E lo ha. Glielo ha anche confessato. Io lo amo. Allora, prenditi la vita serena e permetti al figlio portato in grembo da te e cresciuto da me di essere felice. A modo suo e con chi desidera. Chi sei tu per giudicare Colorina? È lei la sua felicità. E tu potrai sempre giungermi di riflesso. Qui, con me, con i nostri poveri segreti chiusi nel cuore, ma finalmente davvero insieme. Io seguiterò a servirti come sempre e non tenterò mai di uscire dai miei confini. Ti ringrazio di avermi ascoltato. Dimmi perché non ha donato anche a me un po' della tua saggezza. Se non l'hanno fatto è perché sapevano che avresti avuto una sorella come te. Io non parlerò a condizione che tu rispetti il mio silenzio. Vado a vedere se hanno portato la visione di figlio in candidatura. La vita continuerà così.
e vedrai che noi due resteremo sole in questa casa e a unirci sarà il dolore. La giusta punizione inflitta a due donne che non hanno saputo lottare al momento opportuno. Avrai il coraggio di venire al matrimonio? No. Lasciami. Sola. Dopo una lunghissima discussione, abbiamo deciso che il nostro matrimonio sia celebrato non questo sabato, ma quello seguente. Le pratiche le spiega tutte lei. Visto che vuole sposarmi, si tiene da fare. Ne sono felice. Scusa, ma il sabato che dici tu non è per caso il primo sabato del prossimo mese? Ah, non ho idea, è stata lei a guardare il calendario. Ecco, credo, non ne sono sicuro, Però mi sembra che Francesca si sposi proprio quel sabato. Ah, se fosse così sarebbe la conferma dei miei sospetti. È una decisione di donne. Non essere maschilista proprio tu. Andrei a vivere a casa di Pinella? Ma certo, non penserei che il sottoscritto si metta a pagare affitti. Ma è il meno che potresti fare, no? Portati pure via tutto quello che ti serve, in parte è roba tua. Non fare complimenti. Grazie, Bobby. Senti, Bobby, che pensi di fare con Mirta? Abbiamo deciso di divorziare. Ah, ti imiterò presto, l'ho già detto a Pinella. Tonino, tu sei scemo. Non sei ancora sposato e già pensi al divorzio? Ah, ma certo, io sono più previdente di te. Non vorrei che mi succedesse quello... Passami il martello. Sì, in fondo hai ragione. Ma non credo che Pinella sia come Mirta. Già, questo no, ma l'immagine di Toro seduto mi spaventa. Anche da bambino non ho mai voluto giocare agli indiani. Te le tiro io le frecce, cretino. Bobby, tu non vuoi il divorzio? Ma lei ha ancora giovane. Potrebbe rifarsi una vita e un'attrice. E io? Che sono? Un povero disgraziato di idraulico. Questo è vero. Cosa? Ah, io dicevo che è vero che sei un idraulico. Va bene. Lo sai, Roberto, tu sei un grande idraulico. E anche un grand'uomo, perché il peso sono io. Giusto. Qualsiasi altro individuo mi avrebbe già cacciato chissà da quanto tempo. Tu sei un gran saggio, ti assicuro che sai dire delle cose bellissime, anche se sei un po' ignorante. Chi te l'ha insegnato? Tua nonna. Continua a lavorare. Mia nonna faceva l'idraulica. Ma chiudi quella bocca e seguita a lavorare. Scusa, sai, ma siccome io non ho avuto la fortuna di conoscerla perché era molto anziana, io pensavo che... E ora? Non ti metterai a piangere per tua nonna, spero. No, non sto piangendo per lei, mi sono dato una martellata anche al ditone dell'altra mano. Non è possibile, povera Pinella, cosa l'aspetta? Ci vuole la salita. Ciao. Caro, questo cos'è? Sì, leggilo. Guglielmo e Anna Maria Nagiano, il piacere di... E ora che cosa c'è che non va? No, Michelangelo, no. Se fosse stata mia intenzione vendicarmi, stare zitta. Ma io ti amo e non sopporto che tu debba essere umiliato per me. No, non inviterai nessuno. Ma avevi acconsentito. Come vedi, ho cambiato idea nuovamente. Spero solo che non mi restituirai anche l'anello per dirmi... No, no. Anzi, mi auguro che me ne regalerai degli altri, perché le mie dita sono libere. Per un momento ho pensato in peggio. No, scherzavo. Ma le nostre nozze vorrei soltanto pochissimi amici. Coloro che ci sono cari, perché ci vogliono bene. Tutto molto semplice. Quanti inviti sono? 100. E allora ne basteranno... 10? Sì, le mie collaboratrici, i miei figli, Rita, Lisa, Roberto, Tonino...
Pinella. Amy, torna al conto. Loro ci vogliono bene veramente. Ah sì, perfetto. Ancora una volta hai ragione tu, ma dovrai accontentarmi. Mio padre farà da testimone. Dopo non possiamo far altro che seguirlo a casa sua. Sì, sì, io lo capisco, ma saremo fra noi. Non voglio estranei pronti a far commenti, no. Per certe persone io resterò sempre la colorina. E il giorno in cui ci sposeremo, tu e io, daremo un addio a colorina. Io non avrò mai il coraggio di farlo. L'ho amata tantissimo. Non hai nominato mia madre perché pensi che quel sabato non sarà in casa? Ci sarà. Sì, tua madre non partirà per Baia Cagliore. Penso di conoscerla meglio di te. Ci sarà. E io sono pronta ad accettare di non essere neanche salutata. Non mi dirà una sola parola perché resterà chiusa in camera sua. Per me questo è scontato. Io invece le ho preparato qualcosa che riuscirà a sorprenderla. Cosa stai pensando di preciso? Scusa, ma devo assolutamente saperlo anch'io. Che sorpresa sarebbe se te la anticipassi. Per toglierti questa curiosità dovrai già essere sposato con me. Meno male che manca soltanto così poco. Francesca, non mi farai aspettare in vano davanti al sindaco, i testimoni e le pedinziali. E perché no? Dovrò trasferirmi in provincia. Se non è lontano, potrei fare il pendolare. Altrimenti ci vedremo ogni fine settimana. Io avevo pensato a un'altra soluzione. Cara, sposiamoci subito e vieni con me. No, no. Resteremo fidanzati finché non ti starai affermando. So di troppi dottori che per sposarsi hanno dovuto rinunciare alla carriera. Con te non potrebbe succedere. I complimenti non ti faranno tenere niente di più. Sbagli. No, sarebbe inutile. Daremo un dolore a tua madre. E lei occuperà sempre il primo posto. È stato già deciso. Dopo ci sono io. Un nuovo affetto nella tua vita. Tua madre ha diritto a fare il suo viaggio. E lascerà a Rita e me la responsabilità dell'azienda. Io ti aspetterò. Finché non potremo sposarci in tutta serenità. Se mi ami come ti amo io, avrai un bel futuro. E me. Ma potrò vederti soltanto... Quando ti sarà possibile, amore. Abbiamo una vita intera, amore. E quando tua madre tornerà dal suo viaggio, si vedrà. Lei dovrà essere presente. Non sarebbe giusto escluderla da una nostra decisione importante. Tornerà fra un anno. Lo so, e con questo noi ci scriveremo. Verrai a trovarmi. Ce ne andremo in giro e ce ne arriva. Poi tu tornerai al tuo lavoro. Io al mio. La notte ci conteremo nei nostri bellissimi sogni. E col primo vento del mattino sentirò la tua voce che mi dice tu l'altro. Buon amore, già t'andrei tu giù. Cara Gesù, chi sono te? Io riuscirò qui. È una canzone che cantavi quando aspettavi qualcuno che riempisse il tuo cuore. Oh sì, com'è bella la tua fiducia. No, non è solo la mia, ma anche la tua. L'amore è fiducia nella te, nel suo amore. Non c'è altro che questo. Abbiamo tutto dalla nostra parte. Non è così, tesoro. Sarà come dici tu. Come dici tu. Amy! Amy! Quando mi serve non c'è mai. Amy! Buongiorno, signora. Non pensavo che scendesse così presto. Non ho chiesto la tua opinione. Cercavo Amy. Mi spiace, è già uscita. Il signor Michelangelo è venuto a prenderla verso le 9:30. È andata a comprarsi quel vestito? Credo di sì. Aveva un'aria molto felice. Posso immaginarlo. E mio marito?
Ha detto che sarebbe andato al tennis col dottor Ungari. Sempre solo il tennis. Ormai vive là. Il gioco è bello e anche i giocatori. Li vedo in televisione. Portami una tazza di tè e avvertimi subito quando rientri. Io vado in salotto. Sì, signora. Non desidera nient'altro. Sì, un'aspirina. Ho passato una notte agitata. Le ho qui in tasca. Amy mi ha avvertita che me le avrebbe senz'altro chiesto non appena si fosse alzata. Le prendo il suo tè e un bicchiere d'acqua. Lui mi anticipa sempre le mie necessità. A Whistler, ti ho cercato da tempo. Thank you. Me l'hanno riferito. Grazie per aver pensato a me. Ciò che ti dirò ti può interessare. Ho visto il signor Michelangelo che ha confermato tutto quello che mi hai detto. È molto preoccupato. Perché non lo chiama? Lui ti vuole bene. E a che scopo? Non voglio sapere più niente degli hanno già. Mi hanno ingannato per troppi anni. Anche se hanno rovinato il suo sorte. No, non devi neanche pensare. Hai dei amici e io sono tranquillo. Monica, ti devo dare una notizia. Sì, davvero. Ti ho trovato un lavoro nell'atelier di mia madre. Molto gentile, ma non ho bisogno di nessun lavoro. Sto per sposarmi con un uomo ricco. Senza amore. Intendo usarlo solo come trampolino. Grazie per l'offerta di lavoro, ma non serve. No, aspetta. Non pensavo di offenderti. Sei stata tu a dirmi che avevi bisogno di lavorare. Sì, ma ho cambiato idea. Voglio seguire la tua tattica. Io non ti capisco. Questo lo dubito. Ora posso andare? No, ti prego. Ti prego, ho ancora tante cose da dirti. A che serve? Tu non sei ancora un miliardario. E io non sono quella che immaginavi. Sì, capisco. Io ti sono sempre amico. E vorrei dimostrarlo. Sentiamo. Forse non ho avuto tanto. Forse dovevo dirti che io sono meno ambizioso di quello che sei. Ma tu hai veramente trovato un uomo ricco. Ma sì, certo. Credi improbabile che ne possa trovare uno? No. Sei giovane, bella, simpatica, intelligente. No, non è affatto improbabile, Monica. Anzi, tutto. Il drappeggio viene fissato sulla spalla, magari con un fiocco. Non è che mi piacciono tanto. Beh, volendo, puoi sostituirlo con una brosciola. Ecco qui il tessuto. Sì. Sì, grazie. È bello, è un po' troppo leggero, preferirei un tessuto più pesante. Oh, sciocchezze. Al massimo ti disegnerà le foto. Grazie, Sara, portalo di là. No. L'urlo si potrebbe stondare leggermente. Il tuo amore vibra solo di volontà. Che cosa possiamo farci? Siamo esseri umani, Guglielmo, non padre eterno. Sbagliamo. Errori umani, sì. Certo, se precipitano gli aerei, perché non noi dopo tutto? Oh, come sei pessimista oggi, fatti coraggio.